L'angelo, con una grande pedagogia, comincia a preparare Tobia passo passo, lentamente, man mano che le circostanze lo richiedono. Prepara il suo futuro, quasi glielo crea nel cuore, nel suo desiderio, nella sua volontà. E gli parla di Sara. L'angelo sta insegnando di nuovo a Tobia la speranza. Era un ragazzo deluso, richiuso in sé, depresso, a causa della situazione in cui viveva. Raffaele gli insegna di nuovo a sognare. Tobia non vede l'ora di incontrare Sara. In questo momento non ci pensa neanche più ai soldi da recuperare. Vuole solo conoscerla. Raguele, il papà di Sara, le accoglie subito, con la tipica accoglienza orientale. Raguele ed Edna si commuovono. Anche Sara si commuove, si sentono partecipi della vicenda della famiglia di Tobia, anche loro hanno sofferto tanto. Il dolore ti aiuta a comprendere anche il dolore degli altri. E Sara si sente attratta da questo ragazzo. E Raguela consente al desiderio della figlia di Tobi, però avverte del pericolo, potrebbe morire anche lui come gli altri sette. Ma a Tobia non importa, può anche morire, ma non vuole rinunciare a Sara. Allora Raguele pronuncia la formula matrimoniale. Nella formula si afferma l'uguaglianza dell'uomo e della donna. Tu sei suo fratello e lei è tua sorella. Ecco, è bello questo chiamarsi sorella, fratello, della coppia che si usava allora tra gli ebrei. Indica il rispetto. Sei una persona, che non sei un mio possedimento, che si cammina insieme verso il Signore, verso compiere il piano di Dio su di noi. È bello questa pensare che nella coppia si è fratello e sorella, in questo senso qua, non che il rapporto della coppia è una cosa unica, non è diverso da quello del fratello e della sorella, ma qualcosa di simile, il camminare insieme. Ecco, siamo figli di Dio. E Raguele chiede a Dio di risparmiare Tobia. Viene fatto l'atto di matrimonio, si fa festa. Steso l'atto di matrimonio per iscritto su un foglio, si può procedere a mangiare, a bere, a stare nella gioia. Bellissima questa preghiera che fanno gli due sposi insieme. Spesso noi chiediamo a Dio la benedizione perché ci dà sicurezza. Sappiamo che la sua benedizione è garanzia che non ci lascerà soli nel cammino della vita. Abbiamo bisogno di contare sull'aiuto e sull'amicizia di Dio, ma molto spesso noi doniamo a Dio la nostra benedizione. Se chiediamo a Dio di promettersi il suo aiuto e la sua amicizia, spesso però ci dimentichiamo di promettere a Dio
il nostro aiuto e la nostra amicizia. Dio ha bisogno del nostro aiuto, della nostra amicizia, senza la quale la sua azione è bloccata. Allora, nelle preghiere del libro di Tobia, è proprio, non è solo chiedere a Dio la benedizione, ma soprattutto benedire a Dio. Sia nelle preghiere di Tobi, di Tobia, di Raguele. Benedetto sei tu Dio dei nostri padri e benedetto per tutte le generazioni il tuo nome. Sembra il Benedictus di Zaccaria. Quindi, prima di tutto, il ringraziamento, questa preghiera di benedizione. E poi il ricordo della pagina della Genesi. Sapete che è un mito, no? Si chiede come sarebbe se non ci fosse la donna, eh? E sarebbe un uomo solo, senza un aiuto che gli corrisponda, eh? E allora si immagina che a un certo punto Dio ha addormentato l'uomo, ha tolto un pezzo, non si capisce bene quale, e ha creato la donna, proprio per dire che sono la stessa carne. Infatti sapete in ebraico anche Isha, no? Non sono lo stesso termine, come uomo, uoma, ecco. E poi, non per lussuria, io prendo questa mia parente, ma con animo retto. La lussuria è il possesso dell'altro come oggetto di piacere o utilizzo del proprio corpo per manipolare l'altro. L'altro è un mezzo da usare e non una persona da amare. La lussuria è una forma di prevaricazione dell'altra persona, spesso del più forte contro il più debole, dell'uomo sulla donna, dell'adulto contro il bambino, di chi vuole usare l'altro per ottenere qualcosa. Il piacere non è peccato. Il peccato è calpestare la dignità dell'altra persona in un aspetto tra l'altro così importante e intimo come la sessualità. Tobia non vuole possedere Sara, Tobia vuole amarla e onorarla. Questo amore naturalmente si esprimerà anche con il linguaggio fisico del corpo, generando piacere, ma alla base c'è l'amore, il riconoscimento dell'altro come persona. E questa è la castità, eh? La castità, che è proprio la castità nel matrimonio, non è non esercitare la sessualità, ma esercitarla come linguaggio di amore. È interessante che lo potremmo vedere se continuassimo la lettura dopo tutta questa bella festa. E tutti contenti, in realtà il papà di Sara va già a scavare la fossa, perché dice: se muore l'ottavo lo seppelliamo senza che nessuno veda niente. E quando vede che poi Tobia è vivo, 14 giorni di festa, non bastano 7, proprio si sono scatenati. E poi non c'è tempo, bisogna andare a prendere i soldi, e allora Tobia manda l'angelo, va lui a recuperare i soldi. Vedete, è partito per i soldi e torna invece con una donna, avendo scoperto l'amore, la famiglia. Che belle queste pagine che ci dicono, no, la grandezza della vocazione della vita, della coppia, del matrimonio. Che bello, eh? Naturalmente non dimentichiamoci che c'è un'altra coppia di anziani, eh? Uno cieco, Anna e Tobi, che sono lì, che si punzecchiano, che aspettano. Non c'era allora i telefonini, il WhatsApp. Allora, vedendo che questo figlio non tornava,
Anna dice morto, una cosa e l'altra, si dispera, si, no, mi hai mandato mio figlio, adesso è morto. E invece Tobi cerca di tranquillizzarla, ma no, vedrai, ecco, sono un po' in ansia per il loro figliolo. Vedremo domani l'ultima puntata.